Il complemento di termine. Per definizione, il complemento di termine indica la persona, l'animale o la cosa sulla quale termina l'azione. Utilizziamo le frasi d'esempio per chiarire quello che abbiamo appena detto. Ho comprato un regalo a Sofia. Ho comprato è il predicato verbale, un regalo è il complemento oggetto, a Sofia è il complemento di termine. A Sofia è il complemento di termine perché Sofia è la persona sulla quale termina l'azione, cioè a lei do il regalo, quando a lei ho dato il regalo, il mio atto è compiuto. A chi? A Sofia, complemento di termine. Vediamo la frase 2. Abbiamo regalato un divano nuovo alla zia. Se ho capito la frase 1, sarà chiaro che il complemento di termine è alla zia. A chi? Alla zia. Io ho comprato un divano nuovo, lo regalo alla zia. Quando la mia azione termina è perché ho dato il divano alla zia. Luca ha preso dei fiori per la nonna. Qui cambia la preposizione, ma non il concetto. Per la nonna risponde alla domanda per chi, che è molto simile alla domanda a chi, perché di fatto i fiori sono per la nonna, sono da dare alla nonna. Quindi il concetto è lo stesso. Da ciò capiamo che il complemento di termine è introdotto dalla preposizione a oppure dalla preposizione per.